Siamo al Bruntingthorpe Proving Ground di Leicester, in Inghilterra. Quando si parla di velocità non c'è molto da insegnare a un centauro come Gary Rotwell e il record che sta per provare vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Utilizzando due suole di alluminio per proteggere i piedi dall'enorme attrito generato dal contatto con l'asfalto, Gary cercherà di battere il record di velocità guidando una moto pattinando attaccato alla coda. Le speciali suole di alluminio costruite per Gary possono sopportare una distanza massima di 8 km prima che si fondano per le alte temperature raggiunte. Sul circuito tutto è pronto per la prova. La moto che Gary sta guidando è la moto più potente attualmente in commercio. Gary ha fatto applicare sulla coda della moto due comandi che gli consentono di rimanere alla velocità stabilizzata di 250 km/h. È un passaggio estremamente delicato. Questo è il primo momento di rischio per Gary. Ogni mossa non perfettamente bilanciata farebbe schiantare la moto ad una velocità altissima. Ce l'ha fatta, è sceso a terra. Adesso darà gas per portare la moto alla massima velocità. Gary deve cercare di mantenere la moto in traiettoria dritta per evitare di decelerare e rendere vana la sua prova. È quasi impossibile a questo punto del percorso rimanere dritti e Gary deve solo sperare di aver raggiunto la velocità massima per il suo Guinness World Record. Ce l'ha fatta! Con la velocità di 252 km/h, Gary ha scritto il suo nome nel libro del Guinness World Record. Adesso può tornare in sella per finire la sua corsa e raffreddare i suoi piedi incandescenti. Che sollievo! Euglalia.